Siamo con Federico Giunti, direttore tecnico della Lube Academy Treia. Si è conclusa questa due giorni con il primo Open Day della Lube Academy, riservato ai ragazzi del settore giovanile. Un discreto numero di presenze. Tu, ecco, che impressioni hai avuto in questi primi giorni? No, siamo contenti della risposta delle persone che sono venute. Credo che questo certifica già il buon lavoro che è stato fatto negli anni passati. La struttura che aveva questo settore giovanile era già una struttura, secondo me, importante, quindi l'abbiamo solo perfezionata e insomma, la gente che è accorsa al campo ne è la testimonianza, insomma, che stiamo percorrendo la strada giusta. Si percepisce che comunque si sta facendo un lavoro di ottima qualità? Ma intanto dobbiamo partire, quest'anno è un po' l'anno, diciamo, dell'inizio, quindi dovremo chiaramente gestire tutte le categorie, lo faremo nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di implementare anno dopo anno in maniera importante questo settore giovanile, perché ci crediamo tanto, dovrà essere veramente il serbatoio delle nostre prime squadre, e perché poi quando riesci a portare i tuoi ragazzi a giocare in prima squadra, chiaramente hai fatto, vuol dire che il tuo lavoro è stato fatto nella maniera migliore. Bene Federico, ti ringrazio, abbiamo avuto modo di parlare molto nei giorni scorsi, oggi ci rincontriamo e vediamo come questo progetto inizia a strutturarsi sempre di più, non solo nel territorio treiese ma anche in quello provinciale. Sì, ci sono tante cose da fare, quindi siamo partiti con un leggerissimo ritardo, ma siamo convinti anche di riuscire nelle nostre cose, quindi cioè, non vedo l'ora che inizino le attività, perché poi è quello che conta, partiamo dai più grandi fino ad arrivare ai più piccolini, perché sono tutti attori protagonisti di questo progetto, e ecco, sono convinto che la qualità delle persone poi faccia la differenza, quindi per quanto mi riguarda, come inizio non potevo chiedere di meglio. Per strutturarci, credo che lo stiamo facendo nella maniera giusta. Grazie di nuovo Federico e godiamoci anche questo bel conviviale. Grazie, grazie a te, buona serata. Andiamo un po' a conoscere alcuni dei volti nuovi che faranno parte della rosa della Treiese per la stagione 2024-2025. Con noi Francesco Vitali, uno dei nuovi innesti di questa campagna acquisti estiva. Come mai hai voluto sposare la causa della Treiese? Buonasera a tutti, ho voluto sposare la causa della Treiese perché cercavo nuovi stimoli. Parlando con la società mi ha fatto una bellissima impressione, come tutto il progetto che hanno in mente, e alla fine ho deciso di trasferirmi quassù. Nell'ultimo campionato hai vestito la maglia arancionera dell'Elvia Regina, una stagione importante terminata nella finale playoff contro il Santa Maria Apparente, un'altra stagione dove hai potuto apprendere e continuare soprattutto a maturare come giocatore. Sì, sì, intanto ringrazio l'Elvia Regina, tutta la società e i ragazzi che sono lì, perché mi sono trovato veramente bene e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. E sì, riguardo l'anno scorso potevamo fare qualcosa in più, però ci sta. Sulla finale playoff il Santa Maria Apparente giocava in casa loro, un campo dove erano abituati a giocare, forse noi un po' meno, però ci hanno messo qualcosa in più e se l'hanno meritata. Vediamo dei campionati di seconda categoria sempre più livellati verso l'alto, ma la Treiese ha allestito una rosa di qualità per superare ogni tipo di ostacoli. La vostra squadra comunque può esserci e ci aspettiamo che ci sarà. Sì, sì, quello sicuramente. Noi daremo tutto fino dall'inizio della preparazione per raggiungere gli obiettivi prefissati e
dopo il campo verde parlerà, però le buone intenzioni ci sono, ecco. E allora speriamo di poter raccontare una bellissima stagione, grazie mille. Grazie a voi. A difendere i pali della Treiese per la stagione 2024-2025 ci sarà Matteo Natali, estremo difensore classe 1999, arriva dall'Atletico Macerata. Una scelta decisa quella di venire alla Treiese, ma anche motivata. Sì, quando insomma, la società mi ha chiamato e mi ha illustrato il progetto per quest'anno, insomma, sono stato subito catturato in maniera molto positiva dalle ambizioni, insomma, e anche dall'ambiente che insomma m'hanno messo davanti, quindi non è stato difficile prendere la decisione di venire in questa società. Sarà un campionato molto combattuto, ma tu che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Ah, io mi aspetto sicuramente di fare molto bene, poi il campionato sicuramente sarà combattuto, il girone sarà sicuramente difficile, ma insomma mi aspetto che faremo bene, dai. E allora anche questo ve lo auguriamo, un grande in bocca al lupo a te e a tutta la Treiese. Grazie mille. Entriamo in zona Chiesa Nuova, se così possiamo definirla, altri due nuovi acquisti per la Treiese, Pier Antonelli e Bianchi, con un passato al Chiesa Nuova, ma soprattutto per te è un ritorno alle origini, dato che ritorni nella squadra dove hai iniziato a giocare, dove hai iniziato a praticare nel settore giovanile. Però ecco, iniziamo da te, dato che sei reduce da due importanti stagioni in eccellenza, perché la Treiese, soprattutto che cosa ti ha lasciato queste due stagioni nel massimo campionato regionale? Beh, sono cresciuto alla Treiese e quindi è un piacere ritornare qui, come si può dire, a casa, ecco, dove si sta bene. E tornando al Chiesa Nuova, sono stati 2 anni indimenticabili, però purtroppo con il lavoro non riesco, quindi ho preferito l'opzione della Treiese. Un Bianchi in più in difesa sarà sicuramente un'ottima scelta per puntellare il reparto difensivo. Eh sì, speriamo che la scelta del presidente sia buona, ecco. Non solo un Bianchi in più, ma anche un Pier Antonelli in più. L'ultima stagione ad Appignano è stata buona, una salvezza raggiunta. Ecco, che cosa porti in più alla Treiese? Io spero che tutto quello che ho fatto di buono nelle scorse, come bagaglio di esperienze, mi possa riuscire a fare un salto di qualità alla Treiese, nel quale sono anche stato 6 mesi, quindi era un ambiente che conoscevo abbastanza bene, nel quale appunto in passato mi sono trovato bene, e come mi è stata data la possibilità al presidente di optare per un ritorno, date le ambizioni della società, non ho esitato e mi è piaciuto subito sia il gruppo sia appunto le ambizioni che avevano per la prossima stagione. Non dobbiamo farci ingannare dalla categoria, perché la seconda, come dicevo anche prima con gli altri ragazzi, è un campionato che di anno in anno si livella di più verso l'alto, quindi anche quest'anno ci saranno ai nastri di partenza squadre molto agguerrite. Sì, sicuramente come ogni anno in tutti i campionati è difficile fare i conti prima di partire, quindi non si deve dare nulla per scontato e tutte le squadre, tutte le partite saranno a sé e penso che sia un campionato molto combattuto comunque. Bene ragazzi, grazie mille e vi faccio un grande in bocca al lupo. Grazie a te, Crepi. Crepi, grazie. Non solo novità all'interno della rosa dei giocatori che scenderanno in campo, ma novità anche all'interno dello staff rossoblù. Andrea Capponi, collaboratore tecnico, andrai a portare il tuo prezioso apporto per il campionato 2024-2025 alla Treiese, una stagione che già si preannuncia molto ambiziosa. Ma sentiamo te, perché hai sposato questo progetto e soprattutto che cosa ti aspetti da questa squadra? Sì, era un po' di stagioni che mancavo al mondo del calcio perché avevo preferito fare altri sport, poi l'anno scorso c'è stata la chiamata del mister Compagnoni per ritornare a dare una mano, e dare una mano per le società del luogo per me è sempre un piacere,
quindi poi questo è un gruppo di amici, conosco tutti quanti benissimo da molti anni, sono anche coetanei miei e quindi ho deciso di spostare questo progetto, di dare una mano e speriamo di fare il meglio, di lavorare fin da subito al meglio e di regalarci magari qualche soddisfazione. Speriamo anche noi, quindi grazie mille Andrea, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Matteo Romagnoli, direttore sportivo della Treiese, procede questo bel conviviale nelle campagne di Treia, una serata per dare inizio a questa nuova stagione, una Treiese che ha chiuso il campionato di seconda categoria ai playoff e si prepara ad una nuova stagione di vertice. Sì, stasera abbiamo presentato tutta quanta la squadra e lo staff tecnico, in particolar modo i nuovi acquisti, e ci prepariamo a vivere questa stagione in seconda categoria. L'obiettivo è quello, diciamo, di ripetere e migliorare la stagione dell'anno scorso, che è stata una stagione importante, che abbiamo chiuso con 63 punti e una finale playoff persa. Quindi cercheremo in tutti i modi di raggiungere il traguardo che abbiamo fatto l'anno scorso e, se possibile, di aggiungerci l'ultimo step che ci permetterebbe di fare il salto di categoria. Grazie mille Matteo. Grazie a voi. Michele Clementini è un'altra delle novità all'interno dello staff tecnico della Treiese. Si è chiuso un lunghissimo capitolo all'Aurora Treia ed ora si apre una storia nuova alla Treiese in seconda categoria. Ci sarà tanto lavoro da fare nella preparazione estiva. Ho scelto questo progetto perché mi sembrava una cosa molto importante. La Lube si è fatta avanti, quindi sono felice, insomma, di essere qua. Farò l'allenatore sia in prima squadra che una parte del settore giovanile. Mi sento partecipe di questo progetto, spero di essere all'altezza e non so, vengo da una lunga esperienza dell'Aurora Treia, dove mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere a livello professionale. Amo questo mio lavoro, chiamiamolo secondo lavoro, perché diciamo è una passione, ecco, questa passione io ce l'ho nel sangue, ero portiere, sono allenatore e mi piace trasmettere a questi ragazzi, lavorare con i ragazzi e dare tutta la mia esperienza. Spero, ecco, come ho detto prima, di essere all'altezza anche con i ragazzi e col progetto. Insomma, ecco, sono abbastanza emozionato, sono felice di essere qua. Quindi Michele, diciamo che se quest'anno i portieri pareranno bene, sarà anche merito tuo. Speriamo, dai, perché sennò qui devo dimostrare, dai, devo dimostrare quello che ho imparato e speriamo di fare bene, dai. In bocca al lupo. E crepi il lupo. Non poteva mancare il padrone di casa ai nostri microfoni, lo facciamo presentare ai nostri telespettatori e telespettatrici. Buonasera, sono Gianni, sono il segretario della Treiese e anche quest'anno abbiamo ospitato la squadra con l'auspicio di fare meglio del prossimo, cioè di quest'anno. Ha portato bene l'anno scorso e speriamo che anche sulla prossima stagione inizi, diciamo, bene il percorso con questo fantastico gruppo. Ho cercato con il presidente di gestire il gruppo dentro lo spogliatoio nel migliore dei modi. Ci siamo riusciti, avevamo una carta vincente che era il gruppo. Purtroppo il calcio sono episodi, non siamo riusciti a centrare la promozione in prima categoria, quindi ci riproveremo quest'anno, adesso vediamo. L'anno scorso la presentazione fatta in questa bellissima location ha portato bene, speriamo che quest'anno porti ancora meglio. Speriamo di sì, dai. Grazie mille ancora per l'ospitalità. Grazie a te.
Concludiamo questa bella serata con il presidente della USD Treiese, Rodolfo Micucci. La nuova stagione è ai nastri di partenza, ma come sappiamo la Treiese non è solo calcio, si stanno preparando anche le stagioni di altri sport, dunque ci aspetta un 2024-2025 molto impegnativo. Sì, noi siamo pronti per tutte le attività che facciamo, il settore giovanile abbiamo fatto gli Open Day del calcio, dovremo partire anche con la pallavolo, la prima squadra di pallavolo quest'anno disputerà la Serie D, che abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione. La rosa è quasi completata, questa sera purtroppo le ragazze non sono potute venire perché manca qualche pedina tra le ragazze della rosa, qualche ragazza, l'allenatore e qualche altro membro dello staff non poteva partecipare questa sera, quindi purtroppo non sono state invitate, faremo magari un'altra serata per loro. Il campionato di Serie D di pallavolo femminile è un campionato che faremo per la prima volta, quindi per la storia della Treiese è una novità, è un campionato regionale molto impegnativo, però fortunatamente abbiamo delle ottime basi delle ragazze della stagione scorsa, abbiamo già preso un'alzatrice, una palleggiatrice importante che va a sostituire Serena Macifava, che per motivi di lavoro non potrà essere disponibile quest'anno, quindi siamo fiduciosi di fare un campionato all'altezza, ecco. Mentre con la prima squadra di calcio siamo più avanti perché comunque abbiamo già preso tutti quanti i giocatori. Come avete visto anche questa sera, gli acquisti sono stati di buon livello, tutti i giocatori di categoria, anche qualcuno di categoria superiore. L'obiettivo è quello di migliorare la stagione scorsa, certo ci sono pochi risultati per migliorare la stagione scorsa, quindi speriamo di rispettare le aspettative. Le aspettative sono molto alte, ma ti senti di fare magari un appello anche alla città di Treia per un maggiore supporto da parte del pubblico? Guarda, storicamente abbiamo visto, noi siamo nati nel 2013, quindi il pubblico di Treia magari non è caloroso quello di Passo di Treia o di Chiesa Nuova, tanto inutile ci giriamo intorno, la realtà è questa. Quest'anno però ho visto un attaccamento maggiore da parte dei ragazzi di Treia, perché poi magari quando fai la squadra forte, che si gioca le prime posizioni del campionato e tanti ragazzi comunque sono del posto, si avvicinano magari delle persone che negli ultimi anni non erano più venute al campo sportivo a vedere la partita. Quest'anno abbiamo avuto delle buone presenze e speriamo che la prossima stagione riusciamo anche a migliorare questa situazione. È uno degli obiettivi, perché portare persone a vedere la partita, oltre ai ragazzi del settore giovanile, quelli comunque sono sempre invitati, sarebbe una cosa veramente positiva per noi vedere lo stadio pieno. La partita contro Ribe San Ginesio, il playoff in casa, penso che è stato il record di presenze della Treiese, saranno state 300-350 persone, quindi è logico che questo tipo di spettatori li vediamo su partite particolari. La partita standard di campionato non arriverà mai a questi livelli, però incrementare il già buon risultato della stagione appena conclusa sarebbe un traguardo importante per noi. Allora, dunque, ci auguriamo che questa nuova stagione della Treiese parta con i migliori auspici e un grande in bocca al lupo da parte nostra. Crepi, arrivederci.